Nuovo appuntamento con SOS Scherzo TV. Questa sera abbiamo trovato un po' riparo dal E freddo. meno In un male, uguale. bunker, Meno in un male. bunker riparato dal freddo. Meno male, finalmente una volta Ho tanto ti avuto. attrezzi in modo tale che non ci puoi pigliare tutto sto freddo. Poi siamo dici sempre che in giro. a una certa età mi devo riguardare. Comunque, pensa che vedi che segnali di rispetto nei tuoi Ah, confronti. porca Senti, è miseria, uscita vabbè. la graduatoria nei giorni scorsi, che esce tutti gli anni sul gradimento dei sindaci, e il sindaco Ghinelli si trova attorno, insomma, all'ottantesimo posto, con un gradimento di circa il 50%, che io sono andato a vedere perché era interessante vedere, ad esempio, che so, l'ultimo anno di Fanfani, più o meno, no? Non tanto la posizione che era una posizione migliore in classifica, però il gradimento più o meno era lo stesso. Quindi semmai sono cambiati i livelli, ma insomma il gradimento più o meno era sempre In intorno al che senso? Sempre il 50%. 50%. Sì, la posizione però era in Italia rispetto agli altri era migliore. Sai che Nardella di Firenze si è classificato secondo, miglior sindaco l'Appendino di Torino, mentre molto male la sindaca, come vuole la Di Roma, terz'ultima, Boldrini, devi dire sindaca, è arrivata insomma in fondo. terz'ultima, Comunque, ti aspettavi un. l'ultima quella di Alessandria, Eh poi non sì. voglio proprio Eh sì. male, Te l'aspettavi comunque una posizione così, non proprio di grande livello per il sindaco? vabbè. Ma sinceramente l'ottantesimo posto vuol dire poco, perché ha sempre il 50% e quindi è sui livelli Di chi che l'ha abbiamo votato, detto, sì. quindi 50,08, 50, poi sa. Quello vuol dire poco perché al ballottaggio ce ne sono andati molti o pochi a votare, quindi di conseguenza era già un 25% che sono andati a votare, quindi ha la metà del 25%, quindi al 12,50, quindi diciamo che maggioranza zero assolutamente. Se si dovesse fare un'elezione con il essere eletto col 12,50 penso che sia veramente ridicolo. Niente, sta perdendo qualcosina, ma è normale quando uno diventa sindaco che poi non mantenga i voti che prende all'elezione, salvo che non faccia nesplua. Ora, ancora ho avuto la sfortuna di non avere assolutamente niente. Se arrivano questi soldi dallo Stato, che effettivamente farà qualche opera, allora sicuramente rialzerà poi la sua percentuale, altrimenti se no continuerà a scendere. Vediamo un po' cosa succede, però ho detto la tristezza è questa, che i cittadini di Arezzo non vanno a votare e quindi è stato votato con una percentuale molto risicata, il 50% di una percentuale molto bassa che è andata a votare. Comunque questi soldi pare che arriveranno comunque, si No, arriveranno io me l'auguro perché non tanto per nel lui 2000, quanto per la per la città, città di certo. Arezzo. Comunque arriveranno, si arriveranno, se sarà rifinanziato quel fondo, arriveranno comunque nel 2018. Quindi lui ha detto nella nostra trasmissione che è in collegamento, no? Durante Nero su Bianco, ha detto che arriveranno, comunque partirà dai progetti più urgenti di riqualificazione, quindi ha fatto riferimento a Pescaiola, alcune zone del centro, Saione, via dicendo. Senti, sempre in tema di comune, hanno annunciato anche un nuovo piano, possiamo dire, per stroncare alcune scorrettezze alla guida, tra cui l'uso del cellulare, che effettivamente è molto avvezzo dalle nostre parti, Anche lo te, facciamo un po' tutti. anch'io. Ecco, lo facciamo un po' tutti, però Alzi, o se no scagli la prima pietra. lo fanno anche gli autisti, vediamo, anche nei Oh, mezzi addirittura mentre pubblici. guidano, anche quelli dei mezzi Eh pubblici, lo sì, lo fanno un po' fanno tutti. tutti. Però addirittura vogliono utilizzare degli agenti in borghese per sorprendere gli aretini. Mi chiedo però praticamente se è una cosa possibile. Dì che mi fermino. Io non mi fermo. Perché chi sono? Come fanno? Quando si qualificano? Quando mi ha fermato? Ma Assolutamente se tu non no. vedi uno in difesa, magari non ti, in divisa non ti fermi perché non ti fini, A magari. posto ti ho detto io non mi fermo. Se invece trovo uno in divisa, logicamente mi devo fermare. Ma se no, sono in borghese. E come fanno a qualificarsi? Si qualificano al momento che mi ha fermato, mentre mi fa vedere il tesserino. E no, assolutamente no. Penso che questo non sia possibile e sia veramente illegittimo. Poi non ho capito perché devono stare in borghese. Per non farsi vedere, Per non però farsi vedere, l'uso del non c'è mica cellulare bisogno di farsi si vedere. vede. Basta viaggiare per la città, camminare in macchina. Poi, quando trovi uno col telefonino, ti affianchi, lo fermi, gli fai la multa. C'è bisogno di stare in borghese fuori perché mica c'è bisogno di stare fermi lungo la strada. Basta che viaggiano per la città. E guarda, ogni 50 metri salgono e si rifermano perché tanto tutti viaggiano col telefonino e quindi di conseguenza possono tranquillamente fermare con le macchine ufficiali. In modo tale che la gente possa, o se non altro, se hanno delle macchine civetta, quello sì, però in divisa, perché se non sono in divisa penso che sarà altamente difficile
difficili che possano fermare la gente, e penso che qualsiasi giudice di pace poi gli contesterà anche la legittimità della multa. Tra l'altro ci vuole la contestazione immediata per questo, esatto, tipo di cosa, esatto. Forse allora è più una cosa psicologica che hanno voluto far passare. È una buttata, sicuramente è una buttata. Che mettano i vigili effettivamente a controllare, non c'è mica bisogno di fare tante sceneggiate oppure tante. Però, insomma, è vero che non si può, che è pericoloso e tutto quanto, però diversi cittadini sui social, sui gruppi Facebook, eccetera, rilevavano, ma invece di, come dire, sguinzagliarli troppo a ridosso degli automobilisti, mandiamoli un po' di più in giro a vedere le cose che non vanno, no? Nelle aree degradate. Invece chiaramente le aree degradate non portano cassa come le multe. Tu ridi perché l'hai fatto anche te, no? Come fa a fare l'assessore al bilancio adesso? C'è già l'assessore al bilancio del Comune d'Arezzo, non lo fa fare a me. Cioè, voglio dire, le operazioni antidegrado, questa storia di fare cassa è l'ora di farla finita. Se la gente sbaglia, deve pagare, basta. Perché purtroppo tanti incidenti e tante persone sono morte per questo motivo. Tu pensi che i controlli li facciano per questo, onestamente, su. Li devono fare per incassare. Devono rispettare per incassare. Strade. Li fanno perché non si può telefonare. E quindi. Ma ti faccio un'altra domanda. Se la sanzione non fosse pecuniaria, farebbero lo stesso questi controlli? Ma io li farei lo stesso. Perché tu sei tanto scettico. Per sensi solo per far cassa. Non ti è mai capitato uno che sta a telefonino e ti sta per venire addosso? No. A me sì, tante volte. Perché sta, lo devo dire. Secondo te per quello? Sì, perché sì. No, ma non si può fare. Distraiti un attimo col telefonino e poi tu vedi cosa può succedere. Tu quell'attimo, se uno ti si ferma davanti, sicuramente tamponi. No, ma io non dico che bisogna parlare al telefono, però neanche, diciamo, ricercare con questa insistenza per forza la multa nel cittadino. Ma non è un'insistenza, è che fino ad oggi abbiamo soprasseduto su questo. E oggi tutti se ne approfittano, compresi i mezzi pubblici. Quindi è l'ora di mettersi in regola e di stare molto più attenti, perché il telefonino crea una marea di problemi. Comunque in borghese la vedo difficile. In borghese la vedo veramente difficile. Penso che il sindaco l'abbia lanciato l'idea per far paura agli aretini, però sicuramente non è applicabile. A domani. Ciao.